Eccomi qua, signori. Vi mando questo video messaggio dalla Puglia, dove sto girando una serie per Canale 5 e quindi in un contesto completamente diverso da quello del ghiaccio. E vi rubo pochi secondi per dirvi che soddisfazione ci state dando a noi che abbiamo avuto quella folle idea di fare quel film, che però crediamo abbia portato bene al movimento del curling. Questo ci dà tanta soddisfazione e quindi vi dico che mi dispiace non poter essere con voi, e mi avrebbe fatto molto piacere, sarebbe stato anche sicuramente molto divertente, ma come vedete sono in tutt'altra parte d'Italia. Che cosa dirvi? Soltanto un grazie enorme a tutti gli atleti, alla federazione, a tutto il movimento del curling per i risultati olimpici, ma anche per la grande soddisfazione personale, perché nei giorni della medaglia sono stato subissato da domande, interviste, e comunque il mondo voleva sapere come mai avevo avuto quell'idea. Non ve lo so dire come mai, è stata un'idea un po' folle. Abbiamo scelto lo sport dove era più improbabile fare il risultato, abbiamo sbagliato perché non è stato così, i risultati sono arrivati e ne arriveranno tanti altri, e quindi approfitto di questa occasione per ringraziare tutto il movimento, tutta la federazione e comunque tutti quelli che stanno facendo sì che il curling stia diventando uno sport importante anche nel nostro paese. Vi sono grato, vi tifo e vi auguro di passare delle bellissime serate in quel palazzo del ghiaccio. Arrivederci a tutti.